Terra Amara anticipazioni. Zuleia decide di fuggire con Yilmaz. Demir scopre il piano della moglie. Uncar tra la vita e la morte. Delusioni, intrighi, bugie e tradimenti scandiscono il ritmo delle prossime puntate. Zuleia è decisa a fuggire dalla prigionia a cui è sottoposta. Quello che non si aspetta è che sarebbe stata vittima dell'inganno da parte di Demir. La giovane, dopo aver detto al marito ti amo, chiede a Gulten di consegnare una lettera a Yilmaz. La domestica accetta, purtroppo però quando arriva a casa, Saniyer legge il contenuto della lettera e non esita a raccontare a Garfur che, motivato dall'avidità, consegna la lettera di Zuleia a Demir. Nel pomeriggio, Gulten rientra in casa e trova il fratello e la cognata con una pistola puntata alla fronte. Demir e suo scagnozzo vuole che la domestica consegni una lettera a Yilmaz e così minaccia la giovane di uccidere sua famiglia. Gulten non avrà altra scelta che accettare. Demir ottiene ciò che vuole, inganna la moglie e il rivale. Zuleia e Yilmaz la mattina seguente si svegliano pensando che finalmente potranno incontrarsi di nuovo. Ma come avete già intuito, le cose non andranno come la coppia di innamorati immaginano. Nel tempo stesso, Zuleia è molto elettrizzata dall'idea di rivedere l'uomo che ama. Toglie la fede nuziale e indossa il vestito che aveva il giorno che è arrivata ad Adana con Yilmaz. In quel momento la giovane si trova di fronte un Demir furioso, che ha capito le intenzioni di sua moglie. Porta via suo figlio e consegna a Sermin, chiudendo la moglie in camera da letto. Poi si dirige verso l'appuntamento con Akaya. Tutti in villa ascoltano le urla di Zuleia, ma nessuno fa niente per aiutarla. Saniyer e Fadik si prendono gioco della ragazza. Gulten invece vorrebbe aiutare l'amica, ma non può. In quel frangente, Uncar apprende quello che il figlio sta per fare e non esita a raggiungerlo. Nel piano di sopra, nella stanza di Zuleia, la disperazione prende il sopravvento. La giovane non può fare a meno di scoppiare in lacrime, al pensiero di aver appena perso le due persone più importanti della sua vita, poiché è convinta che Demir per vendetta ucciderà Yilmaz. Quando quest'ultimo arriva nel luogo invece di vedere la sua amata e incontrare un Demir furioso. Tra i due inizia un duello e sebbene Yilmaz riesca a prendere il controllo su Demir, le parole del padre Ali rimbalza nella sua mente. In quel momento il giovane prende la sua miglior decisione. Risparmia la vita del rivale, poiché non vuole lasciare il figlio che pensa sia suo crescere senza un padre. Yilmaz abbassa la sua pistola e prende il controllo su quella di Demir. E si allontana a quel punto, sembrerebbe che il duello tra i due protagonisti terminasse. Tuttavia Yaman agisce alle sue spalle, tirando fuori un'altra pistola e sparare all'amore di Zuleia, colpendolo in un braccio. Per fortuna in quel frangente arriva Uncar e si posiziona davanti al figlio. A Yilmaz invece le parte un colpo che finisce per colpire la signora. La matriarca viene colpita e cade a terra. Demir è sconvolto, prende la madre in braccio e la porta subito in ospedale. Il proprietario terriero sarà disperato all'idea di perdere la madre per colpa della sua vendetta. A quel punto non penserà altro che a salvarle la vita. Nelle puntate di giovedì e venerdì vedremo Fekele che va a trovare il suo più grande amore. I due si rivedono dopo 20 anni, da quel momento in poi riaffiora una passione travolgente e inaspettata. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video scriviti al canale.